mezzo del battesimo siamo diventati partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Questa sera la nostra comunità di Lucenta, festosa ed esultante, celebra la solennità del martirio di San Giorgio. Chiediamo a Dio di avere il suo coraggio, la sua fede, senza aver paura di perdere la vita e lasciarci illuminare dalla luce della risurrezione di Cristo. Dell'esemplare figura del santo martire, megalomartire in grado.
onoriamo di poter venerare come protettore di questa comunità parrocchiale. Ognuno di noi cerca di poter nella vita raggiungere non solo la liberazione da ogni male, ma anche di affrontare la lotta sia interna che esterna verso tutte quelle manifestazioni esterne che possano o potrebbero meglio indurci a operare non conforme a ciò che ha raccomandato Gesù nel Vangelo appena proclamato, avendo paura di coloro che possano colpire il corpo ma non l'anima, e dall'altra parte a poter ingaggiare veramente con costanza quello che è il motivo principale della testimonianza di fede di cui i martiri sono testimoni. Il primo esempio è proprio quello della fede ricevuta da Giorgio. La tradizione ci dice che egli nacque da Geronzio, che era di religione cappadoce, ma anche dalla mamma, che non solo era una fervente cristiana della Cappadocia, ma al tempo stesso seppe inculcare fin dai primi tempi nella vita del figlio la capacità di sapere veramente mettere in pratica i misteri della fede da lei consegnati. E quindi ecco che, avendo scelto di far parte delle milizie che erano al servizio dell'impero romano, o anche secondo una tradizione dell'imperatore Daciano, confuso poi con Diocleziano, egli seppe anche durante la vita militare come tribuno non esercitare il potere o abusare della sua autorità, ma di sapere veramente attirare alla sua fede coloro che ne erano lontani. San Giorgio martire, prego.